Ebbene sì, abbiamo fatto dei collegamenti un po' da tutta Italia. Siamo in questo momento collegati con il Trentino, con Emanuela Corradini, consulente commerciale. Emanuela, buongiorno. Buongiorno. Naturalmente consulente commerciale marketing. Adesso naturalmente mi dirai tu quali mansioni hai sul territorio, nel Trentino, forse anche in tutta Italia, magari. Sì, allora, beh, io mi occupo di marketing strategico operativo da circa una trentina di anni. E ho sviluppato una forte specializzazione nell'ambito del food and beverage, quindi cibo, sotto tutti gli aspetti, e in particolare quella grande nicchia di mercato importante che è il prodotto tipico, cioè nel senso di prodotto collegato al territorio, dai formaggi di malga ai salumi, dall'olio extravergine di oliva numero uno al mondo, piuttosto che a tante altre, diciamo, versioni, fra cui fino a prima di questa crisi, in particolare la ristorazione, curando il rilancio e la riqualificazione di eventi nazionali e internazionali, come ad esempio Garda con Gusto, e stavamo lavorando per il Trento Film Festival con un'azione sui chef, utilizzando i ristoratori locali, poi gli eventi ci hanno stoppato un attimo, ma ci auguriamo di riprendere questo filone molto importante per l'economia nazionale e internazionale. Lavoriamo a Bene. livello trentino, ma anche, diciamo così, interregionale, nazionale, poi siamo andati anche qualche puntata all'estero. Bene, naturalmente questo collegamento è importante proprio perché voci dal territorio vogliono coinvolgere gli imprenditori, le industrie, l'artigianato, i liberi professionisti che vivono la loro esperienza sul territorio, magari locale ma anche nazionale, per sentire dalla loro voce qual è, cosa stanno provando in questo momento, qual è il sentore loro in funzione di questa grave crisi dovuta alla pandemia del coronavirus. Ma allora, innanzitutto tendenzialmente un'accettazione di quello che è la realtà che non dipende da fattori locali, politici o altre cose, da un lato, e per quelli che possono operare come settore food and beverage, ritenuto essenziale, certamente c'è una attivazione immediata che, nonostante lavoriamo da casa in remoto, ci sta coinvolgendo in maniera diretta e molto impegnativa, che sono le consegne a domicilio, sia di prodotti alimentari con tutto quello che ne consegue, che di piatti pronti, e soprattutto la ristorazione si sta reinventando in maniera molto importante. Registriamo, purtroppo, mancando i turisti in questo territorio come il Trentino, ma anche nel Veneto e così via, un problema di alcune sovrapproduzioni, ad esempio lattiero caseari, come i nostri fantastici formaggi di malga, le mucche continuano a produrre, le capre anche, e quindi abbiamo alcuni problemi di non riuscire a collocare questi che noi chiamavamo souvenir gastronomici sul territorio. E quindi l'utilizzo dei social e di altri strumenti di comunicazione web ci stanno aiutando fortemente a collocare una parte di questi prodotti con tutti i limiti e le difficoltà, però insomma i risultati sono incoraggianti. Se Bene. posso aggiungere un'altra cosa, quelli che non possono invece lavorare, perché noi non ci occupiamo solo di food and beverage, stanno facendo quello che a un imprenditore manca spesso, che è il tempo da dedicare a una riflessione, a un ripensamento e a capire ciò che succederà dopo. E quindi abbiamo diverse aziende che ci stanno chiedendo diciamo, un lavoro strategico importante, perché dobbiamo riflettere, ripensare, rivedere l'offerta finalmente, da un E certo punto. quindi indubbiamente il dopo sarà diverso, il dopo si affronterà con un cambio di marcia totalmente diverso da quello che era
penso, il sistema fino ad oggi adottato dalle famiglie, dalle industrie, dalle aziende, e vedremo di adattarci per poterlo affrontare con il minimo del danno. È indubbio che dal vostro punto di vista come ricercatori e come, come persone che vivono sul territorio, noi qui dal Veneto abbiamo le nostre difficoltà, le affrontiamo e le stiamo affrontando dal punto di vista umano con parecchie difficoltà, però guarda, nei giorni scorsi sono mancati degli amici proprio intorno a me, perciò dal punto di vista umano è un dramma. Poi affronteremo anche il lato economico, che è importante per la ripresa. Ecco, credo che una delle variabili più significative che questa crisi forzata ci ha portato è che non sarà più come prima, e certamente ci siamo digitalizzati forzatamente. Quello che era uno dei gap più grandi a livello di persone, anche di età avanzata, diciamo così, si sta diciamo così colmando, e di questi strumenti tecnologici certamente non faremo più a meno, perché una delle possibilità di sicuro sarà quello che verrà chiamato l'e-commerce, che affiancherà, non sostituirà la relazione diretta con i clienti, però certamente darà una grande mano e aiuterà e supporterà quindi il delivery, le consegne. Io vorrei farti fare una riflessione su quello che dal punto di vista umano, dal lato umano, sta succedendo. Io ho una mamma che ha 99 anni e sono fortunatissimo. Ce l'ho in casa, la sto curando, però ho sentito che parecchie case di cura, case di riposo, dove gli anziani vengono accompagnati per finire la loro vita, seguiti dal sistema sanitario, muoiono a, come si può dire, tutti i giorni. Non dico il nome della casa della casa di riposo, che ho avuto la notizia proprio l'altro giorno, solo la settimana scorsa sono morti 20 anziani. Allora cosa vuol dire? Se noi li curiamo in casa e abbiamo tutte le attenzioni, nelle case di riposo come sono curati? C'è paura? Non seguono le condizioni dettate dal nostro governo, oppure c'è qualcosa di più secondo te? Allora, è un argomento complesso che noi come studio abbiamo affrontato facendo consulenza diretta prima alla più grande azienda tecnologica, la numero uno d'Italia per quanto riguarda i sistemi informatici delle case di riposo, che si chiama CBA di Rovereto. E ora stiamo seguendo Esacon, che è la diretta concorrente, proprio in questi giorni. Allora, il tema delle case di riposo è sempre molto difficile da affrontare, perché arrivano lì persone o che sono sole, a livello diciamo parentale, non hanno cure e così via, oppure sono in condizioni di salute decisamente precarie, perché chi ha possibilità economiche e riesce ad essere autosufficiente o governare la propria vita tendenzialmente non va all'interno di un RSA, quindi certamente compromesso. Noi di famiglia abbiamo una persona di 94 anni ricoverata in una casa di riposo, e a partire dal mercoledì 11-12 di marzo, non ricordo qual era il giorno preciso, la chiusura della casa di riposo agli esterni è stata totale. La difficoltà in questo caso, ma credo in molti casi, è quello di non poter avere un contatto, come ad esempio stiamo avendo noi, tramite web, tramite internet, perché molti di questi anziani, per loro fortuna, sfortuna, per ragioni culturali, non riesce ad avere questo contatto. Ecco, certamente sono un target complesso, difficile, per ragioni culturali, per malattie, perché molte volte è molto difficile curarli, stare vicino, quindi un pensiero agli anziani, ma a livello sociale anche alle host e ai medici, che sono effettivamente in prima linea. Saper dire se all'interno di queste case di riposo tutto è stato fatto, tutto è stato curato,
Per quello che sapevamo prima, sì. Per quello che oggi diventa molto difficile per noi, diciamo, persone, fra virgolette, normali, ammesso che la normalità esista. Io credo che il livello di attenzione sia decisamente molto alto. Poi ci sono dei casi, ci sono stati, come in tutte le realtà, di trascuratezza, di cose anche brutte che abbiamo letto sui giornali, però mediamente il livello è decisamente alto. Anzi, ci sono, parlo per il Trentino che conosco meglio, dei casi molto, diciamo, che hanno fatto storia anche a livello nazionale, tipo in Varendena, dove asili e anziani collaboravano assieme per uno sviluppo di relazioni. Ora questo non si riesce più a fare. Ecco. Certamente stiamo perdendo una generazione, diciamo, che così velocemente è importante, e così velocemente, insomma, e poi su cui anche tanti giovani, siamo onesti, potevano contare un po' sulla pensione, insomma. C'è anche questo tipo di aspetti. È vero. Senti, mi è piaciuta la tua riflessione sulle case di riposo, sapevo di poter contare su di te proprio per le due righe che ho letto sulla tua, sulla tua attività e sulla tua cognizione, mi sono state sufficienti per fare una riflessione prima sulle case di riposo io e poi sentire la tua risposta. Ti ringrazio su questo, però vorrei tornare al Trentino Alto Adige. Mi mancano quei mercatini dove veniva tutto messo in ordine, la frutta, la verdura, le montagnine fatte con tutti i prodotti tipici locali. Mi mancano, penso che mancano anche a voi. Beh, mancano tantissimo ovviamente, e noi abbiamo fra l'altro un accordo con CIA di collaborazione per aiutare da tempo le imprese del Trentino a sviluppare un'evoluzione marketing, packaging e così via dei loro prodotti rurali, e certamente l'agricoltura sta soffrendo molto, perché ogni volta che noi mangiamo qualsiasi cosa, dicevo un grande che adesso non mi ricordo il nome, è un atto rurale, cioè c'è un'attività contadina che sta dietro, di lavoro della terra. Ecco, ovvio che anche nella conferenza che c'è stata a gennaio, che ha messo in link la grande distribuzione organizzata, la ristorazione e l'associazione degli agricoltori come la CIA, è emerso un dato molto importante, cioè le produzioni agricole devono trovare nella grande distribuzione organizzata una loro risposta, e oggi più che mai. La grande frammentazione, in particolare in Trentino, delle proprietà terriere, il secondo lavoro agricolo e così via, quindi l'agricoltura di montagna, che è differente dall'agricoltura di pianura come voi nel Veneto, ho lavorato anche per Veneto Agricoltura, certamente impone di aumentare il valore aggiunto del prodotto. In questo momento le realtà agricole soffrono da una parte per una mancanza di manodopera che io credo, ok, far arrivare lavoratori stranieri, ma potremmo anche sacrificarci come buoni madri e padri di famiglia e dare una mano fra disoccupati, progettoni vari e così via. E dall'altro, diciamo così, spingere le persone, cioè noi consumatori, a premiare i prodotti locali che arrivano almeno qua in Trentino tramite diverse catene, quasi tutte si sono attrezzate sul mercato. Certo, se pretendiamo il prezzo basic probabilmente non riusciamo, ma sulla qualità dei prodotti è importante. Quindi è un coinvolgimento territoriale e culturale a 360 gradi. Premiare i nostri prodotti un po' a discapito delle multinazionali che hanno in questo momento altre risorse, ma senza essere, cioè in maniera estremamente, diciamo così, atea, razionale, senza lanciare, perché sono mercati differenti, però certamente premiare le aziende che sono qui. Il rischio è che se chiudono, se non riescono più a produrre e così via, poi sia una perdita così difficile da recuperare, come sono stati gli esempi di tanti distretti, anche non del food, come il tessile. Adesso stiamo
vedendo che per fare mascherine abbiamo dovuto riconvertire le aziende, ma una volta il tessile era un nostro fiore all'occhiello, ma poi ci sono altre logiche, non vorrei dare risposte superficiali per problemi globali. Certamente l'agricoltura deve trovare una, e noi consumatori che siamo a casa, che possiamo leggere, informarci e così via, dobbiamo premiare quelli che poi sono i datori di lavoro dei nostri figli, insomma, o potranno esserlo. Sull'agricoltura tocchi un tasto che mi sta a cuore da tanti anni. Io ho sempre detto, guardiamo, facciamo un passo indietro, guardiamo da dove nasce la spiga per poter avere il pane. Allora, se riusciamo a vedere un palmo più in là di come la vediamo solo nella tecnologia e il futuro, noi riusciremo a sfamare il mondo nel futuro. Se non pensiamo che la spiga nasce dalla terra e ci darà il grano per fare il pane, sarà difficile che il computer ci dia il pane. Ci può aiutare a coltivare meglio, questo sì, però bisogna spaccarci un po' di più la schiena, possiamo dirlo? Anche i giovani d'oggi, non è vero che i giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare, è chiaro che se noi li paghiamo come degli schiavi, non è certo la nostra cultura, il nostro modo di vivere, dobbiamo pagare i giovani come vanno pagati anche a lavorare la terra. E penso, guarda, negli ultimi tempi hai toccato un tasto che meglio che lo chiudo per il semplice fatto che altrimenti andremo avanti molto. Nei tempi passati le persone lasciavano la terra per andare all'industria, oggi bisogna tornare un attimo indietro, però rifaremo questo discorso in un altro momento, quando magari ci sentiremo più avanti. Adesso volevo farti una considerazione sui prodotti del territorio, sono perfettamente d'accordo con te. Io mi ricordo che viaggiando tra le strade del Trentino e l'Alto Adige, in mezzo a quelle strade con ai fianchi quelle colture di mele, mi veniva una gran voglia di fermarmi e di mangiare una mela. Non l'ho mai fatto per il rispetto proprio dei contadini che con la loro fatica, con grande fatica, fanno arrivare poi dal coltivare la pianta, fanno arrivare il frutto. Allora un giorno cosa ho fatto? Mi sono fermato, ho visto dei contadini, dei cultori delle mele lungo la strada, mi sono fermato e ho chiesto per cortesia se mi potevano vendere una mela, che ne avevo voglia. Mi hanno regalato una borsa di mele e mi hanno detto facessero tutti come lei. Questo tipo di educazione dovremmo darla alla gente che passa in mezzo alle culture e che magari pensa che sia così facile. È facile prendere il prodotto, ma farlo arrivare lì è difficile. È sempre molto difficile, sì. Diciamo che anche qui parliamo di un aspetto culturale. Chi è stato figlio di genitori agricoli, chi ha e sa cosa vuol dire coltivare, lavorare e così via, ha un approccio diverso rispetto a quello che io chiamo, fra virgolette, cultura del supermercato, dove è tutto lì, puoi prendere perché le merci così abbondanti danno una grande ricchezza. Ecco, in questo caso io vorrei introdurre un argomento che mi sta a cuore, che si chiama etica. Io, fra le altre cose, anche se in questa fase sono qua in stand-by, sono presidente del presidio etico del Trentino Alto Adige dell'associazione Plana, che dal 1977 si occupa di etica, e quindi etica, sostenibilità e tutti quelli che sono gli argomenti a 360 gradi che dovrebbero cambiarci un po' l'approccio alla vita, dal design ad altre cose. E questo aspetto del rispetto del lavoro degli altri, dell'attenzione anche alla proprietà privata degli altri, a dare valore alla fatica che fanno gli altri, perché l'erba del vicino è sempre più verde, ma poi quando andiamo a toccarla con mano le cose sono un po' più complesse, probabilmente diventerà un tema che aiuterà le imprese a cambiare l'approccio, a proporre in modo diverso, non moralista, molto più attento e anche più divertente, che sono quelle cose che oggi i giovani raccolgono, diciamo, un tema di
rispetto degli esseri umani quando lavorano, essere pagati e così via, però anche il dovere di essere pagati, di lavorare, di scontrare, di imparare, di evolvere e di rispettare gli altri che operano. Ecco, secondo me questo momento potrebbe essere un modo per una riflessione etica dei rapporti, perché essendo tutti nella stessa barca dovremmo collaborare e non vederci più come guelfi. Sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te, vorrei andare avanti ancora molto perché è molto interessante parlare con te, però avremo modo più avanti di farlo, magari cambiando argomenti, non in un'atmosfera di prigionia, ma liberi. E non lo so, cosa vuoi dire? L'ultimo pensiero lo lascio a te per i trentini, per gli abitanti della tua zona. Ma, mio Dio, che responsabilità! Io direi che dobbiamo, nella forma più moderna ed evoluta tecnologica, recuperare quell'approccio che io ho scoperto da non trentina, camminando e andando a passeggiare, arrampicare, poi adesso ormai non ho più l'età, in cui quando incontravi una persona lungo il sentiero, quella ti salutava. Se ti vedeva, la lasciava le scarpe, si fermava e ti chiedeva scusa, ma hai un problema? Possiamo aiutarti? Perché in montagna questo è. Che è un approccio anche, se vogliamo, gratuito, nel senso non importante e non soggetto alla mercificazione. Io credo che riscoprire questo piccolo passaggio per il Trentino, che è ancora molto forte presente, diciamo, è importante e lo trovo un gesto molto bello. E per la grave situazione in cui viviamo, cosa diciamo? Stiamo in casa, facciamo attenzione, siamo rispettosi degli altri, non facciamo delle cose per cui poi potremmo pentirci e diciamo così e farci del male a noi stessi, perché il non rispetto delle regole, pensando di essere a casa, è antipatico, ma non siamo certamente in ciò che i nostri nonni hanno vissuto: due guerre, un periodo infelice, diciamo, è molto duro, come le dittature, la ricostruzione, la perdita di persone in guerra. Ecco, noi stiamo perdendo i nostri bene. Bene. Allora, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, speriamo di risentirci presto. Dobbiamo chiudere perché il tempo è, come si può dire, è cattivo, è tiranno, e allora... Un augurio al Trentino, speriamo di vederci presto. Grazie Emanuela Corradini.